Non voglio mentirvi. Le forze fuori da queste mura ci soverchiano. E anche dentro questa stessa città c'è chi oggi cospira contro di noi, rendendo la nostra una battaglia quasi senza speranza. Ma non abbiate paura. Non temete questa oscurità. Se è nostro destino di morire, allora siamo in numero già più che sufficiente. Ma se invece vivremo, quanto più grande sarà la nostra parte di gloria. Corriamo incontro alla morte, senza riserve, senza voltarci indietro. E vi dico qui e ora, compagni, amici leali, concittadini miei, che se dovessi morire, non vorrò sapere che una sola lacrima sia stata versata per me. Si versino le lacrime per i vigliacchi, per coloro che hanno fatto della debolezza e dell'oscurantismo, della miseria, della pietà, la loro stessa religione. No, io non ho bisogno di lacrime, né che la mia anima sia salvata. Io che sono il primo figlio di Roma, custode del suo fuoco sacro, mi accontento di salvare il mio onore. Davanti alle nostre porte s'ammassa in queste ore l'orda nemica. Guardate i loro ranghi, franchi, alamanni, selvaggi di ogni genere e sorta. E molti cristiani, pare, quegli stessi cui abbiamo concesso la libertà e restituito ogni loro bene. È questa la misura della loro gratitudine? Barbari in cerca di bottino e invasati al seguito di un uomo, Costantino, che non crede in null'altro se non in se stesso e che nessun altro adora fuorché la sua medesima vanità. Essi pretenderebbero di portare a noi un mondo nuovo. Vediamolo questo mondo nuovo. Un mondo nel quale finiremo quasi per vergognarci di sentirci romani. Un mondo dove genti incivili e rozze domineranno, dove lacchè e cortigiani ascenderanno alle massime cariche, mentre gli uomini di valore essi verranno fatti languire ai livelli più bassi della società. Un mondo dove gli usi e i costumi dei nostri antenati finiranno per venire derisi, perseguitati. E tutto questo per assecondare l'ambizione sfrenata, i deliri di onnipotenza di Costantino. Ma vi rendete conto in cosa vuole trasformarci quest'uomo? No, no, da lui e dal suo Dio noi non prendiamo lezioni. Lui ci vorrebbe tutti schiavi, di lui in terra e del suo Cristo in cielo, a capo chino, prostrati, ubbidienti, così che nulla possa minare il suo potere assoluto. Ma gli dèi di Roma non ci vogliono in ginocchio a supplicare, ci invitano anzi ad essere come loro, che qualcuno lo ricordi a Costantino. E in questi dèi noi crediamo, gli dèi dei nostri padri e dei padri dei nostri padri, dèi che amano, sbagliano e soffrono come l'uomo, che sono capaci di grandi gesta, di azioni valorose, di rendere possibile l'impossibile, come l'uomo. Su questa consapevolezza è stata costruita Roma, fino dall'alba dei tempi, quando non era che un'idea, un sogno, nella mente di Romolo. Romolo, come mio figlio, che troppo presto è asceso al cielo per sedersi accanto ai grandi della nostra patria. Lì egli potrà narrare loro ciò che noi in così poco tempo abbiamo compiuto. Abbiamo risollevato Roma dall'oblio e dalla dimenticanza, le abbiamo restituito l'orgoglio che altri cercavano di strapparle via, abbiamo dimostrato che non può esistere un impero che voglia dirsi romano senza questa città, e tutto il mondo, pur coalizzato contro di noi, non ha potuto abbatterci. Vi chiamo all'ultima gloria, pretoriani! Cavalcate, cavalieri di Roma, a voi rivolgo la mia ultima chiamata. La storia crudele bussa alla nostra porta e ci dice che il tempo dei nostri valori è scaduto.
Noi imbracciamo oggi le armi per opporci all'inevitabile, ma sappia il destino che non siamo disposti a spegnerci in silenzio nella notte. Oggi io saluto voi, compagni miei, come l'ultimo baluardo verso tutto ciò che amiamo, verso tutto ciò in cui crediamo. Voi siete l'ultimo argine prima che la marea della storia batta secoli di civiltà, la nostra civiltà. Combattete dunque, combattete ora per la rovina e la fine di un'era. Vi prometto e vi giuro che fra molti secoli di là da oggi, quando del nome e della gloria di Roma non resterà che un pallido ricordo, qualcuno invocherà ancora il nome di Massenzio e dei suoi valorosi ultimi pretoriani. Se questo nostro oggi sarà l'ultimo grido di un mondo morente, allora che sia udito! Che sia udito fino alle porte dell'Ade! Non c'è che vittoria domani per noi, amici miei. Corriamo a prenderla. Gli dèi immortali amano i coraggiosi. E se anche non dovessimo trionfare, allora essi apriranno per noi i cancelli dell'Elisio, dove il vivere è dolce e senza fatica, dove non c'è mai neve, né il crudo inverno, né pioggia, ma solo uno zefiro mite che scalda il cuore e le rosse gote. Non voglio mentirvi.